Signora l'ascolto, un buongiorno da Gianvito Casarella e bentrovati per questa nuova puntata di Cenignola e non solo, le idee, i fatti, i progetti e le denunce a cura del Circolo Europa di Alleanza Nazionale verso il Popolo della Libertà. Ieri è entrata l'estate, è cominciata l'estate e infatti siamo giunti al penultimo appuntamento prima appunto della pausa estiva con la nostra trasmissione che tornerà a fine agosto come consuetudine per la comunicazione politica. In settimana c'è stato il Consiglio Comunale, mercoledì 18 appunto di giugno, che ha visto la sofferta approvazione del bilancio di previsione 2008, una approvazione che ha lasciato più di un punto interrogativo perché è successo tutto ed il contrario di tutto. Allora, andiamo a vedere nello specifico. Protagonista l'opportunismo, grande assente la dignità. Questa è la scena madre in cui le sinistre approvano con 18 sofferti e pesanti voti quel bilancio di previsione 2008 che proprio a nessuno pareva piacere, in maggioranza oltre che in opposizione. A guidare la sommossa la sinistra democratica dei soliti Nico Libertino e Gianfranco Specchio, che poi quando il sindaco minaccia dimissioni irrevocabili, e le sentiremo, si fanno due conti e si allineano perché a casa proprio nessuno ci vuole tornare. Il centrodestra esce dall'aula per protesta e evita di votare quel bilancio scandaloso, quel bilancio del niente, sul quale persino l'assessore regionale e consigliere comunale del Partito Democratico, Elena Gentile, si era espressa con parole feroci. In realtà lo vedremo anche nella terza parte, Elena Gentile mercoledì scorso ha sparato a zero un po' sull'universo mondo. A scapito di Cerignola però quel bilancio di previsione è stato approvato con la sola astensione del rappresentante del Partito Comunista dei Lavoratori, cioè vale a dire Mimmo De Vitti. Per il resto tutto il centro-sinistra si è allineato, compresa appunto quella sinistra democratica dalla quale abbiamo sentito davvero cose indicibili dal punto di vista politico. Andiamo a sentire, di fronte alle esternazioni appunto della sinistra democratica a fronte dell'annuncio che aveva preceduto il Consiglio Comunale a mezzo stampa da parte di Nico Libertino e Gianfranco Specchio di un'eventuale astensione o comunque di una posizione critica nei confronti dell'amministrazione di quel bilancio, cosa ha commentato in Consiglio Comunale il capogruppo di Alleanza Nazionale Romano D'Antonio. Sentiamo Romano D'Antonio. Nazionale e l'identità della sinistra ha un riverbero anche nel Consiglio Comunale di Cerignola, perché la sinistra democratica affonda il coltello nel fisco, come dire, nella carne di questa agonia, di questa amministrazione che sembra a loro dire non andare per il meglio e fa una analisi spietata, lunga, dettagliata di tutte le cose che ci vorrebbero, che loro chiedono, per riportare all'efficacia l'azione amministrativa. Discutibili, non discutibili, è la maggioranza stessa che deve avere il coraggio politico di rispondere a chi, pur essendo stato critico fin dal primo giorno di questo Consiglio Comunale, ha comunque poi fatto parte integrante di questa maggioranza. E nella chiusa finale del discorso continua con questa doppiezza politica dicendo: se comunque i miei voti serviranno. Ebbene, rieccoci rientrati in studio, abbiamo sentito le parole di Romano D'Antonio, capogruppo consiliare di Alleanza Nazionale. Vale la pena ricordare che anche il parere dei revisori dei conti, sebbene
favorevole presentava diversi punti interrogativi. Si legge persino che l'ente non avrebbe provveduto a forme di rilevazione qualitativa di beni prodotti e di servizi erogati al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi e agli obiettivi dell'amministrazione. Ancora quindi un ok da parte dei revisori dei conti, che sono Giuseppe Mario De Leonardi, Santorio Rinaldi e Pietro Gianfriddo, con delle critiche sulla mancata determinazione analitica di costi e ricavi dei programmi e degli obiettivi di ogni singolo servizio, del quale appunto mancano i costi. Insomma, un bilancio che anche a parere dei loro revisori dei conti, nominati appunto dal centro-sinistra, De Leonardis addirittura, e dello stesso partito dell'assessore al bilancio Gerardo Valentino, pare per troppi versi un po' pasticciato. Per il momento però il nostro tempo a disposizione termina qui. Da Gianvito Casarella un saluto e un arrivederci e a risentirci tra qualche secondo dopo la pubblicità, sempre dai 99.6 e dai 92.9 FM di Radio TRC, in streaming su radiotrc.it in audio e in video sul canale di ancerignola.it su YouTube. Linea alla regia.